Buongiorno da Roma Fidelity 2022. Siamo nella Sala Aurelia al piano meno 1 del Roma Mercury West in compagnia di Amedeo Schembri, co-founder di Viva Audio. Amedeo, ci dici qualcosa su Viva Audio? Sì, Viva Audio l'abbiamo fondata nel 1996. L'abbiamo fondata io e mio fratello Gian Pietro. Fabbrichiamo sistemi per la riproduzione del suono, principalmente amplificazione e casse acustiche, sistemi altoparlanti, e cerchiamo di utilizzare varie tecnologie, alcune molto, se vogliamo, antiche, come le valvole termoioniche, che però usiamo utilizzando materiali anche moderni con un criterio che non è proprio vintage. Anche per i sistemi altoparlanti usiamo delle tecnologie apparentemente arcaiche come le trombe, che però appunto cerchiamo di piegare anche con un certo livello di integrazione. Curiamo l'allineamento temporale in una maniera particolarmente attenta, perché così non suonano come le classiche trombe, col suono abbastanza passionale come suono, però magari con delle problematiche di incoerenza varia. Quindi cerchiamo di fare una cosa che sia abbastanza organica. Siete qui in collaborazione con Audio Graffiti, che è anche il vostro distributore. Che cosa presentate? Sì, con Audio Graffiti, che è il nostro distributore italiano, presentiamo un impianto tutto nostro in cui c'è un convertitore analogico digitale connesso a un piccolo computer con in cui c'è la musica cosiddetta liquida, cioè nel senso, diciamo, immagazzinata dentro un disco rigido che viene riprodotta col nostro convertitore digitale analogico, che è un convertitore un po' particolare nelle sue accezioni e che praticamente alimenta un preamplificatore nostro di linea e una coppia di altoparlanti a tromba amplificati da due amplificatori con valvole termoioniche, nella fattispecie triodi a riscaldamento diretto, che appunto implementiamo con tecnologie abbastanza moderne come materiali. Quindi facciamo un mix tra quelle che erano le conoscenze di una volta e quello che abbiamo acquisito noi. E quindi è un impianto tutto nostro, diciamo. È caratterizzato dal fatto che noi vogliamo ottenere una certa sensibilità della riproduzione, una rifinitura, però anche con una dinamica realistica. Quindi se c'è una grande orchestra, un gruppo rock, uno, insomma, se vuole un po' alzare il volume lo fa. E questa è una delle cose più difficili da attuare, soprattutto utilizzando delle potenze ridotte come con i triodi, però dicono che ci riusciamo, quindi siamo contenti. E per quanto riguarda la prima giornata del Roma Fidelity, che oramai volge al termine, che cosa ci può dire come affluenza di pubblico, come interesse manifestato? Siamo rimasti molto piacevolmente sorpresi, a parte dall'affluenza, che sarà sempre piena, e questo, insomma, ci fa anche piacere vedere tanti appassionati, ma soprattutto un pubblico attento, appassionato e preparato. Cioè, praticamente le domande anche che fanno, l'entusiasmo che dimostrano, cioè, quasi commosso, insomma, perché è stato proprio notevole. Siamo molto contenti, devo dire. Il prossimo appuntamento? Questa è una bella domanda, non lo so ancora. Abbiamo appena partecipato tramite il nostro distributore vietnamita in Vietnam, a Hanoi, nella fiera. Abbiamo fatto Monaco a maggio. Il prossimo appuntamento non sappiamo ancora quale sarà di preciso. Prossimo maggio Monaco di sicuro. Nel frattempo dobbiamo ancora decidere, insomma. Grazie mille Amedeo. Grazie a voi, e sono contento, mi piace molto la vostra rivista. Sì. Grazie.